L'ultima vittoria allo Iacovone del Taranto contro il Manfredonia fu il 12 marzo del 2000, quasi 16 anni fa. Anche in quella circostanza si giocava in Serie D. Era il Taranto allenato da Angelo Carrano. Il gol decisivo dell'1-0 finale fu siglato dal difensore Claudio Ferri direttamente sul calcio di punizione. Quel torneo finì con il Taranto ripescato in Serie C2. Poi le due squadre incrociarono i loro destini nella stagione di Serie C2 2004-2005. Era da poco iniziata l'era di Gigi Blasi. I Sipontini vinsero allo Iacovone con il punteggio di 3-1. Era esattamente il 19 dicembre del 2004. I marcatori: Manfredoni in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Mitri, il quale, calciando dagli 11 metri, si infortunò e fu costretto a uscire in barella. Il raddoppio dei biancocelesti fu realizzato da Vadacca, quel Massimiliano Vadacca che adesso è l'allenatore del Manfredonia. Il 3-0 nel secondo tempo dall'attaccante Piccioni. Il gol della bandiera del Taranto fu messo a segno allo scadere dal difensore Maddè. Al termine di quella stagione il Manfredonia fu promosso in Serie C1. Bisogna poi andare alla stagione 2006-2007 di Serie C1. Nel girone di andata, esattamente l'8 ottobre 2006, Taranto e Manfredonia si affrontarono a porte chiuse allo Iacovone a causa dell'inagibilità dell'impianto tarantino. Quella partita finì in parità 0-0, nonostante le numerose occasioni da rete create sia dai rossoblù che dai sipontini, i quali colpirono anche un incrocio dei pali con Bonvissuto. Nei Sipontini, per la cronaca, giocava Calabro, attuale tecnico della Virtus Francavilla. Bisogna poi andare nel campionato di Serie D 2013-2014, altro successo della Manfredonia. Nell'anticipo in diretta su Rai Sport, il risultato finale fu di 2-1. Era l'11 gennaio 2014. Prima un clamoroso palo centrato da fuori area dal centrocampista brasiliano Carlotto per il Taranto. Il Manfredonia però passa in vantaggio con un diagonale di La Porta nel primo tempo. Il pareggio del Taranto giunge nella ripresa, su azione d'angolo calciato da Massimo D'Angelo che faceva il suo esordio con la maglia rosso-blu, colpo di testa in area di rigore di Pietro Balistreri che sigla l'1-1. Allo scadere, esattamente a 4 minuti dalla fine, clamoroso pasticcio difensivo tra il portiere del Taranto Marani e il difensore Riccio. Carminati del Manfredonia ringrazia e sigla il 2-1 finale. L'ultima partita in ordine cronologico fu giocata a Taranto il 4 gennaio 2015, terminata in parità 1-1. I rossoblù in vantaggio con la prima rete allo Iacovone di Beppe Giglio. Anche stavolta però la beffa giunge nel finale con lo Juniores del Manfredonia De Vita che sigla l'1-1 che poi sarà il risultato finale.